Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati da Alberto Minazzi, Pala Banco Desio per il match valido per la Serie A tra l'Umana Reyer Venezia e la San Bernardo Cinelandia Cantù. Umana Reyer che si presenta in questa partita alquanto incerottata, ma intanto osserviamo anche noi questo bel momento per ricordare Kobe Bryant, l'infrazione di 8 secondi per l'attacco dell'Umana Reyer, adesso seguirà probabilmente l'infrazione di 24 secondi per l'attacco di Cantù, i due numeri 8 e 24 che hanno contrassegnato la carriera del grande campione deceduto per un incidente aereo con il proprio elicottero in quel di Los Angeles. È ovvio anche l'applauso da parte di tutti i giocatori in campo e pubblico sugli spalti del Pala Banco Desio, la memoria di Kobe Bryant onorata così. Dicevo comunque, tornando alla partita tra Cantù e Umana Reyer, che gli orogranata si presentano in condizioni estremamente precarie. Non ci sono Udano e Tonut. Gaudlock lo stesso viene lasciato a riposo dopo aver esordito in Coppa con la maglia dell'Umana Reyer, e a referto ci sono, praticamente solo per onore di firma, Stone e Widmar. Quindi il quintetto vede De Nicolao, Ceppel, Bramos, Mazzola e Uot. Adesso si gioca a basket con il primo attacco dell'Umana Reyer. Michael Bramos trova Jeremy Ceppel, ex di turno, ha giocato a Cantù lasciando anche un ottimo ricordo con la maglia dei Canturini. La buona circolazione, ultimi 7 secondi però per l'attacco dell'Umana Reyer con De Nicolao che alza la parabola, il sottomano, l'errore, la lotta al rimbalzo, la palla recuperata da Mitchell Uot, extra possesso offensivo dunque per l'Umana Reyer nel primo attacco di questa partita. Jeremy Ceppel, step back e tiro da 3 punti, si infrange sul ferro la lotta rimbalzo, questa volta Ace riesce a recuperare il pallone e lo consegna a Clark per il primo attacco della squadra allenata da Cesare Pancotto. Clark, Young, Ace, Wilson e Pecchia, il quintetto scelto dai Canturini. Ora è Young ad attaccare, si arresta, scarica per il movimento spalle a canestro di Ace che tiene bene il piede perno, tira ed è anche sfortunato con il rimbalzo di Watt, la transizione di Andrea De Nicolao che va a attaccare subito il ferro e porta a casa il primo fallo di Clark. Buona iniziativa di Andrea De Nicolao, schierato oggi in quintetto al posto, come dicevo in precedenza, di un Julian Stone che è sì tra i 12 ma chiaramente non in condizioni di dare il suo solito contributo. Vedremo se verrà impiegato nella partita, così come vedremo se verrà impiegato Widmar che negli schemi della formazione avrebbe dovuto restare a riposo. Intanto la tira, la tripla che sblocca la partita, è di Jeremy Ceppel. Dicevo di Widmar che convive ormai per l'intera stagione con il problema al ginocchio, avrebbe dovuto esserci Udano tra i 12 ma purtroppo si è infortunato in uno degli ultimi allenamenti della settimana. Pecchia attacca il ferro al limite dell'infrazione di doppio palleggio, poi lo scarico, l'attacco ancora di Cantù con un altro tiro sbagliato da Ace, il rimbalzo per l'Umana Reyer che dunque è 3-0 e va anche in attacco portando a casa subito il secondo fallo di Clark su Andrea De Nicolao. Ancora una volta De Nicolao bravo ad attaccare il playmaker, ecco qui il fallo indubitabile da parte del play di Cantù. De Nicolao porta a casa il secondo fallo di Cantù, ma ripeto soprattutto il secondo fallo di Clark ora inquadrato. Umana Reyer dunque in attacco con il 3-0 sul tabellone, il pallone in mano sempre di Andrea De Nicolao che gioca a due con Mitchell Uot, l'errore però in avvicinamento di Uot e dunque il possesso torna nelle mani di di Cantù con una gran giocata ma una grandissima difesa di Valerio Mazzola che recupera il pallone, porta alla transizione l'Umana Reyer, lo scarico proprio per Mazzola in punta, ritorna da Ceppel. Si fa vedere e riceve Andrea De Nicolao, l'arresto chiude il palleggio, è costretto a scaricare per Watt, ultimi 9 secondi dell'azione, ma c'è un altro fallo e attenzione, clamoroso, terzo fallo di Wes Clark e dunque credo che a questo punto Pancotto sia costretto a toglierlo dalla partita dopo nemmeno 3 minuti di gioco. Infatti va in panchina Clark e al suo posto entra Joe Ragland, giocatore che ha cambiato indubbiamente Cantù con il suo arrivo, giocatore esperto, giocatore di grandissima qualità, soprattutto ha permesso a Clark di avere e soprattutto a Young di avere incombenze diverse rispetto a quelle che avevano all'inizio della stagione e ne ha beneficiato tutto il gioco della formazione canturina, così come beneficia della grandissima penetrazione di Mitchell Watt, l'Umana Reyer che allunga sul 5-0 dopo 3 minuti di gioco. Ancora nessun canestro subito da parte degli Oro Granata. Wilson
mette palla a terra, scambia con Ace, si fa vedere Pecchia, ancora Wilson, accoppiato in un mismatch favorevole con De Nicolao, lo scarico per Pecchia, la tripla a segno e si sblocca subito Cantù, appena detto che non aveva ancora segnato, ma dopo oltre 3 minuti di gioco con Oman Reyer comunque in vantaggio sul 5-3. Bel backdoor di Bramos, gran canestro, continua a giocare ottimamente di squadra l'Oman Reyer, che torna ad avere 2 possessi di vantaggio sul 7-3. In cabina di regia Young, lo scambio con Wilson, si ritorna da Young ed ecco coinvolto per la prima volta nel gioco Joe Ragland, che prova a sfruttare il blocco di Haynes, ancora apre il palleggio, scarica per Young, passo laterale, ancora una tripla per Cantù, ancora a segno la San Bernardo Cinelandia con la tripla di Young che la riporta a meno 1. E dunque l'Oman Reyer ancora si in vantaggio, ma si riavvicina alla formazione di casa. Qui Mazzola cerca l'assist, ma Ace capisce tutto, intercetta e dunque c'è il possesso per il potenziale vantaggio dei padroni di casa. Ci provano ancora da 3 punti con Young, questa volta sul secondo ferro, bravo De Nicolao ad anticipare Ace e poi il recupero di Watt, il pallone nelle mani di Chappell che prova a sfruttare il blocco del proprio centro, l'accelerazione di Chappell che appoggia il tabellone, sbaglia ma recupera il rimbalzo, poi viene stoppato, ancora lotta e porta a casa il fallo. Grandissima giocata di Jeremy Chappell che ha sì sbagliato forse il più facile appoggio, intanto il fallo di Young, rivediamo ancora la lotta al rimbalzo, ma è andato a riprendersi un paio di volte il rimbalzo, anzi no, il fallo probabilmente è di Wilson, guadagna 2 tiri liberi e questo è l'importante per l'Oman Reyer. Jeremy Chappell e dopo 4 minuti e mezzo è già anche al bonus la San Bernardo Cinelandia Cantù, che si è sbloccata con 2 triple ma resta indietro nel punteggio, sbaglia però il primo tiro libero Jeremy Chappell, ma la Reyer che sta facendo sentire il proprio peso al rimbalzo offensivo, chiaramente le rotazioni per coach Walter De Raffaele saranno ridotte in questa partita. Chappell segna il secondo tiro libero e dunque ridà il più 2 all'Umana Reyer, dicevo chiaramente sono ridotte perché appunto a referto ci sono 2 giocatori che verranno utilizzati, se verranno utilizzati, solo per pochi minuti e dunque probabilmente si chiederà il contributo anche a coloro che finora sono stati meno utilizzati come il giovane Casarini. Intanto Ragland, grandissima azione qui da parte di Cantù, nulla da dire sulla schiacciata di Ace ma il grande assist di Ragland per il pareggio della San Bernardo Cinelandia. Ora in difesa, ci avviciniamo alla metà del primo quarto, Mitchell Watt spalle a canestro, mette palla per terra, poi va a attaccare, segna un altro canestro sontuoso Mitchell Watt, un duello bellissimo tra 2 pivot decisamente diversi, uno molto tecnico come Mitchell Watt, uno molto esplosivo come Ace, e qui la buona difesa ancora una volta di Valerio Mazzola che concede solo la rimessa a Cantù con 14 secondi, dicevo Ace il miglior stoppatore del campionato, un giocatore molto esplosivo. Invece Watt è un giocatore, ripeto, molto molto tecnico. Entra in campo Austin Day appena passata la metà del quarto con l'Umana Reyer avanti di 2, soprattutto ancora non ha speso falli la formazione organata. Aggressivo in difesa Watt, si ritorna per Cantù da Ragland, Young il tiro, il fallo di Chappell e si andrà subito in lunetta, nonostante ripeto sia il primo fallo di squadra per l'Umana Reyer, ma era chiaramente azione di tiro quella di Young che assieme ad Ace è il più coinvolto nei giochi offensivi di Cantù in questo avvio, anche se a sbloccare il punteggio per la formazione di Cesare Pancotto è stata la tripla di Pecchia. Segna il primo tiro libero Young, torna meno 1 la San Bernardo Cinelandia, secondo libero a disposizione per il numero 1 in maglia bianco-verde e fa 2-2 e dunque di nuovo parità sul tabellone del Pala Banco Desio. De Nicolao, scambio con Chappell, si fa vedere Bramos, arriva per il consegnato De Nicolao, il blocco di Watt, doppio cambio di direzione, ci prova da 3 punti Andrea De Nicolao, questa volta è un tiro completamente decentrato, palla che esce dal campo e adesso vediamo cosa c'è in campo, no nulla, semplicemente un controllo al tavolo di quando è stato arrestato il cronometro. Primo possesso per il potenziale vantaggio di Cantù, difesa dell'Umana Reyer che lotta e costringe ad allontanarsi dal pitturato, ultimi 6 secondi, Ragland ci prova da casa sua, è una mattonella anche in questo caso e poi Ragland va a spendere il fallo su Michael Bramos, già al bonus Cantù e dunque si andrà in lunetta, anche se il fallo è venuto nella metà campo offensiva, costretto a prendersi il tiro da lontanissimo Joe Ragland che poi un po'
per frustrazione va a spendere il fallo su Michael Bramos. 4:13 da giocare nel corso del primo quarto, equilibrio dopo il buon, anzi direi ottimo avvio da parte dell'Umana Reyer, è rientrata Cantù, ma adesso ha la possibilità di rimettere il naso avanti con questi due tiri liberi del capitano. L'Umana Reyer segna il primo, Michael Bramos 11, Umana Reyer 10, San Bernardo Cinelandia, ancora un tiro libero a disposizione di Michael Bramos. Guardato adesso lo staff tecnico dell'Umana Reyer sulla panchina orogranata e fa 2 su 2 e dunque ritorna a più 2 l'Umana Reyer grazie ai due punti messi a segno e a referto da Michael Bramos. Continua a pressare tutto campo l'Umana Reyer, anche se adesso si rischiera a copertura del pitturato con una zona 3-2 almeno inizialmente, poi vedremo se ci saranno gli accoppiamenti con i pari ruolo. Il blocco di Ace per Joe Ragland, ultimi 6 secondi per l'azione di tiro, sta reggendo ottimamente la difesa dell'Umana Reyer, ancora Young in penetrazione, sbaglia, poi si lotta a rimbalzo, ma c'è un fischio arbitrale, il fallo che va a punire Austin Day, ora inquadrato, secondo fallo dell'Umana Reyer, ma ancora una volta si andrà in lunetta, qui Young sbaglia, la buona difesa di Day che poi si fa ingolosire dal pallone e va a spendere il fallo su Wilson. Stavo controllando, ci sono movimenti sulle panchine e vedremo dopo l'esecuzione dei tiri liberi di Wilson che segna il primo, dunque 12 Umana Reyer, 11 San Bernardo Cinelandia, La Torre e Barnell pronti ad entrare per Cantù dopo il secondo tiro libero di Wilson, ovviamente si andrà a segno, dunque ristabilirà la parità tra San Bernardo Cinelandia e Umana Reyer, fa 2 su 2 Wilson. E ad uscire dal campo è proprio Wilson assieme a Pecchia. Come dicevo, entrano Barnell e La Torre nella formazione di Cesare Pancotto, che ha riagguantato ancora una volta la parità a poco meno di 4 minuti dal termine del primo quarto. Andrea De Nicolao, sempre lui in cabina di regia per l'Umana Reyer, marcato da Ragland, sotto per Watt che fa saltare l'avversario e poi appoggia al tabellone, due facili, ha potuto poco in questo caso Ace nel duello e sta potendo poco perché Watt è sicuramente il terminale offensivo principe per l'Umana Reyer, dall'altra parte cercava l'alto basso ma non funziona in questo caso l'attacco di Cantù che va ad appoggiare su Barnell, cambio di lato, il tiro aperto per La Torre che scheggia il primo ferro, rimbalzo di Jeremy Chappell, la transizione per l'Umana Reyer con Michael Bramos, ancora Chappell che va dentro, batte La Torre, l'assist e il gran canestro da parte di Mitchell Watt, riprende due possessi di vantaggio l'Umana Reyer, due canestri consecutivi di Watt, ma qui costruito, infatti vedete 8 punti 4 su 4 da 2 per Mitchell Watt, costruito comunque con un'ottima circolazione dall'Umana Reyer questo canestro che ha ridato il vantaggio, il doppio possesso di vantaggio, anche se arriva un altro canestro di Young con Chappell che si lamenta per la decisione arbitrale. Andiamo a rivedere il replay, regge fino alla fine, anche lui forse alla fine abbassa il braccio spendendo il fallo, vediamo le lamentele da parte di Jeremy Chappell, il terzo di squadra, ma ancora una volta anche se il bonus non è speso ci sono due tiri liberi in arrivo per la San Bernardo Cinelandia Cantù per ritornare però in questo caso non in parità bensì ad un solo punto, anzi scusate, sì, il tiro libero di Young, c'è ancora qualcosa da chiarire sul parquet perché scusate non è 15-16 ma dovrebbe essere 14-16, forse c'è un errore, anzi no, è il tiro libero supplementare, chiedo venia, giustamente canestro convalidato e tiro libero supplementare con Young che sale a 8 punti personali e riporta Cantù ad un solo punto di ritardo. Ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti di gioco nel corso del primo quarto, un altro fallo contro la difesa di Cantù, La Torre e andrà in netta questa volta Austin Day per cercare di ridare il possesso pieno di vantaggio all'Umana Reyer. Day che va a parlare con De Nicolao evidentemente cercando di affinare ulteriormente questa situazione in successive attacchi. Il fallo è abbastanza netto da parte di La Torre e i due tiri liberi per Austin Day, 88,3 la percentuale come ci ricorda la grafica in stagione per il numero 9 dell'Umana Reyer, che però sbaglia il primo, come al solito quando vengono ricordate statistiche positive nei tiri liberi
recuperi arriva sempre la smentita. Speriamo che almeno il secondo vada a segno per ridare un possesso di vantaggio all'Umana Reyer. Secondo libero per Austin Day, che fa 1 su 2 e dunque 17 Umana Reyer, 15 San Bernardo Cinelandia, con ancora il pressing a tutto campo orchestrato dall'Umana Reyer con Andrea De Nicolao in punta. È entrato in campo anche Julian Stone, vedremo quanta autonomia avrà nelle gambe il numero 5 dell'Umana Reyer, ora in marcatura su Joe Ragland. Zona per l'Umana Reyer, l'attacca alla torre che si avvicina al ferro, appoggia al tabellone, l'errore, la lotta, rimbalzo, Watt riesce a spazzare l'area, un gran recupero da terra da parte di Ace e poi l'errore di Ragland, ma ancora energia, rimbalzo per Cantù che alla fine porta a casa i due punti proprio con Ace che completa una grandissima giocata, il recupero in tuffo sul parquet e poi il canestro dopo il rimbalzo offensivo, arriva a pareggiare il conto dei rimbalzi offensivi Cantù, arriva soprattutto a pareggiare il punteggio quando siamo entrati negli ultimi due minuti del primo quarto. Austin Day, scarico per Bramos, extra passaggio per De Nicolao, ma c'è la sporcatura da parte della difesa, 4 secondi 8 per l'azione di tiro dell'Umana Reyer, 1 minuto e 50, mi sembra intenzionata la panchina organata ad andare a parlare come spesso, ecco infatti è il time out di coach Walter De Raffaele, spesso in questi frangenti quando ci sono pochi secondi per l'azione di tiro e ancora non ha consumato time out, coach Walter De Raffaele preferisce parlare, preferisce organizzare a tavolino l'attacco che ne seguirà, 5 secondi scarsi per prendersi il tiro per l'Umana Reyer che è stata raggiunta da Ace con la grande giocata in precedenza e ha cominciato le rotazioni inserendo prima Day e poi Stone al posto di Chappell. Vedremo che cosa ripeto potrà dare, intanto questa gran giocata in precedenza di Ace che poi segue, va a rimbalzo e trova il canestro, dicevo vedremo cosa potrà dare Stone, chiaramente non gli si può chiedere quel tipo di energia che abitualmente dà tipo di energia che abitualmente dà Watt è questa e per ora è sicuramente l'MVP della partita con, ripeto, Ace e Young dall'altra parte come migliori in campo. Vediamo alcuni canestri in questa partita, questo è il canestro probabilmente più bello con l'assist di Chappell a chiusura di una grande circolazione offensiva dell'Umana Reyer. Si torna sul parquet dopo il timeout. Ovviamente non ci sono cambi per l'Umana Reyer perché il time out richiesto da coach Walter De Raffaele era puramente per organizzare la rimessa e lo schema offensivo. Andrea De Nicolao trova le mani proprio di Julian Stone, si va da Austin Day che ci prova da tre punti, l'errore, la lotta, rimbalzo, Andrea De Nicolao recupera il pallone e poi la grandissima giocata di Mitchell Watt, magata di Andrea De Nicolao in mezzo a quattro giocatori avversari e poi l'assist per Watt che dimostra un controllo del corpo sicuramente non usuale per un lungo di quasi 2 metri e 10, si è avvicinato al ferro quasi come una guardia, ha trovato il sottomano per il decimo punto personale, dall'altra parte la tripla di Ragland è corta, dicevo il più due per l'Umana Reyer, ma ancora un extra possesso offensivo per Cantù che va a cercare e a trovare il canestro ancora di Ace che è sempre più coinvolto negli schemi offensivi della Cinelandia San Bernardo. Siamo ormai nell'ultimo minuto di gioco del corso del primo quarto, Austin Day marcato dalla torre, spalle a canestro, il classico movimento di Day e il classico canestro di Austin Day, mano morbidissima, altro giocatore che ha una padronanza del corpo decisamente inusuale per un lungo, questi sono dei punti di forza su cui giustamente l'Umana Reyer conta, adesso ci vuole l'intensità difensiva che è propria della squadra di coach Walter De Raffaele. Ragland, gli ultimi 4 secondi per l'azione di tiro, Procida è entrato in campo e il giovane 2002 trova il primo canestro della sua carriera tra i professionisti con la tripla che dà il primo vantaggio della partita a Cantù. L'ultimo tiro del quarto potrebbe essere per l'Umana Reyer perché c'è una discrepanza di poco più di 2 secondi tra il cronometro dell'azione e quello della partita, ricordiamo che è già il bonus Cantù, non l'Umana Reyer. Watt spalle a canestro, prova ad avvicinarsi, si prende il gancio, arriva il primo errore della partita di Mitchell Watt e la preghiera finale di Cantù non va a segno e dunque dopo il primo quarto il punteggio dice 22 per la San Bernardo Cinelandia Cantù, 21 per l'Umana Reyer Venezia.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Rieccoci dunque nell'intervallo della partita tra San Bernardo, Cinlandia, Cantù, Umanarei e Venezia, intervallo ovviamente tra i primi due quarti, con Cantù che ha trovato il primo vantaggio della partita proprio con l'ultimo tiro, con la tripla messa a segno dal giovanissimo Procida, classe 2002, che aveva giocato fin qui pochissimi minuti, lo ha lanciato nella mischia, fin qui ovviamente nel campionato, non nella partita, pochissimi minuti, lo ha gettato nella mischia Pancotto e lui ha risposto con la tripla appunto del 22-21. Manarayer che ha condotto fin dalle prime battute con massimo margine di 5 punti sul 5-0 iniziale, poi rientrata soprattutto con i tiri da 3 punti e alla fine anche con i rimbalzi offensivi da San Bernardo Cinelandia. E il primo vantaggio appunto è maturato sul tiro arrivato a 30 secondi dalla sirena con Mitchell Watt, miglior realizzatore, a quota 10 punti per Cantù, c'è Young con 8. Dicevo, Watt che ha sbagliato il primo tiro della sua partita nell'ultimo possesso del primo quarto, dopo però un 5 su 5 dal campo e la doppia cifra per il centro Oro Granata. Oro Granata che sono già in campo con lo stesso quintetto, dunque ancora rimane sul parquet. Anzi no, c'è Ariel Figlioi che va a dare un po' di fiato in cabina di regia ad un Andrea De Nicolao chiamato ad un over compito questa sera, non essendoci Tonut, non essendoci Gaudlock, essendoci uno Stone che sì in questo momento è sul parquet ma non è chiaramente in ottime condizioni. Andrea De Nicolao è partito in quintetto, ha giocato i primi 10 minuti, adesso va un po' a rifiatare, sostituito da Ariel Figlioi. Inquadrato adesso Procida di spalle il giovane, vedremo se ci sarà minutaggio anche per un altro giocatore ancora più giovane ma altrettanto promettente come Casarin, Davide Casarin dell'Umana Reyer. In panchina c'è anche il presidente dell'Umana Reyer, ovviamente Federico Casarin, ma il futuro è sicuramente nelle mani del 2003 dell'Umana Reyer, che non a caso già lo scorso anno è stato votato tra i migliori prospetti d'Europa. Ma torniamo a raccontare questa partita con Stone che marca Ragland, il pallone per Barnell che sfrutta il blocco di Ace e tira in controtempo per il più 3 San Bernardo Cinelandia, che dunque rimpingua il margine di vantaggio dopo il primo sorpasso rispetto all'Umana Reyer. Stone riceve da Figlioi, poi è Bramos inseguito dalla difesa di Cantù, gioca 2 con Watt, ultimi 8 secondi per l'attacco, ci prova Bramos da 3 punti il capitano sul primo ferro e rimbalzo proprio di Procida che apre per Joe Ragland, dunque più 3 palla in mano per Cantù che attacca con Barnell marcato da Bramos, si arresta, l'assist per Ace, arriva la schiacciata, ottimo qui l'extra passaggio da parte di Barnell che dopo il canestro si fa vedere anche con l'assistenza, come dice la sovraimpressione parziale aperto a cavallo tra i due primi quarti è di 7-0 per i padroni di casa che hanno adesso uguagliato il massimo margine toccato dall'Umana Reyer nel corso della partita. Ancora cercato Mitchell Watt, ancora però sbaglia questa volta il sottomano con la sua mano sinistra. Due errori di fila dunque per Watt, anche in questo caso a cavallo tra i due quarti, e può continuare il break di Cantù con Barnell, poi Ragland, ultimi 10 secondi per l'azione, buona difesa dell'Umana Reyer che però perde in angolo Procida, la tripla aperta ancora a segno, 2 su 2 dall'arco per Procida e 10-0 di parziale aperto per Cantù. Vediamo appunto come le triple in questo momento stiano dando ragione a Cantù, 4 su 10 con 2 su 2 da parte di Procida. Qui la partenza di Bramos fermato fallosamente da La Torre che arriva al secondo fallo, il primo di squadra per Cantù. Vediamo qui come la difesa, e si vede chiaramente come Stone abbia problemi perché lasciare così tanto spazio all'avversario non è certo un fatto abituale per un ottimo difensore come Julian Stone. C'è spazio in campo anche per
per Bruno Cerella, che lo ricordiamo, eh sì, a disposizione, ma anche lui è rientrato da non moltissimo dopo l'infortunio al ginocchio, peraltro ultimamente superato grazie alla artroscopia a cui si è sottoposto. Scusate, errore da tre punti di Ariel Figlioi e bravissimo Cerella a lottare a rimbalzo, a guadagnare la rimessa dal fondo per l'Umana Reyer, che ancora non ha segnato nel quarto. Il parziale aperto è di 10-0 per Cantù, che è arrivata a toccare il +8 massimo margine nella partita per entrambe le squadre. Ariel Figlioi mette palla per terra marcato da Ragland, la tripla di Austin Day, che va a segno. 3 minuti diceva il cronometro di astinenza offensiva per l'Umana Reyer, arriva la tripla di Austin Day e è ossigeno puro in questo momento della partita, in cui l'inerzia si è spostata dalla parte di Cantù, che ha ancora 5 punti di vantaggio ed è in attacco, ma il parziale, come dice anche in questo caso la grafica, si è chiuso sul 10-0. Ragland prova ad attaccare il ferro, il sottomano è la prima giocata di Joe Ragland e vale di nuovo il canestro per il possesso, il terzo possesso di vantaggio della formazione di Cantù, 7 punti dunque sul 31-24. Cerella prova a giocare con Julian Stone in post, ha chiaramente vantaggio in centimetri, prova a scaricare per Cerella, stoppato Bruno Cerella dalla buona difesa di Cantù, nello specifico da parte di La Torre, dunque torna in attacco la Acqua San Bernardo Cinelandia e c'è il fallo speso da Barnell su Watt. Si lamenta Stone dicendo: il fallo l'ho fatto io, in precedenza non mi è stato fischiato. Evidentemente sa che il suo contributo sarà gioco a forza limitato e piuttosto, eccolo qui, probabilmente sì, il fallo c'era e invece il fallo viene fischiato a Mitchell Watt, anche se si tratta per fortuna solo del primo dell'Umana Reyer e del centro con granata soprattutto, ma preferisce parlarci sopra coach Walter De Raffaele, perché è chiaro che in questo momento la squadra oro granata sta facendo difficoltà in difesa, sta trovando difficoltà in difesa e questo è il fondamentale sul quale si basano le fortune dell'Umana Reyer. Qui appunto i dati con il rendimento diverso tra casa e trasferta dell'Umana Reyer, il bilancio di 2-7 che è stato raddrizzato nelle ultime giornate con la vittoria di Trieste nell'ultima trasferta disputata e quella, la prima stagionale, sul campo di Reggio Emilia, poi risultata fondamentale ai fini della qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia. Tra parentesi, dobbiamo dirlo, ricordarlo, visto che stiamo parlando di Cantù, che se l'Umana Reyer è alle Final 8 di Coppa Italia lo deve anche alla formazione canturina, che a sorpresa, ma meritatamente, assolutamente in maniera meritata, è andata a espugnare il campo di Milano, concedendo il vantaggio della classifica avulsa all'Umana Reyer, perché l'Umana Reyer ha vinto facilmente nella gara di andata contro Cantù, ma era un'altra Cantù e lo si sta vedendo anche in questa partita. Ed è anche un'altra Umana Reyer in questo momento che prova a gettare nella mischia un altro giocatore non in ottime condizioni come Gasper Widmar, che va anche in questo caso a far rifiatare Mitchell Watt, che con gli ultimi 2 errori al tiro ha dimostrato di essere anche un po' stanco. 2 tiri liberi dunque per Cantù, con Barnell segna il primo, 32-24, si alza anche Simioni oltre a Young dalla panchina, Simioni prodotto del vivaio dell'Umana Reyer, che ha avuto l'opportunità di crescere in A2, sbaglia il secondo tiro libero, intanto Barnelle si resta sul 32-24 e si è guadagnato, tornando a Simioni, la possibilità di giocare in una formazione di Serie A tra i 12 a referto. Cerella attacca il ferro, lo scarico per Stone, ancora un extra passaggio per Cerella, un po' fermo l'attacco dell'Umana Reyer, c'è il rischio di arrivare allo scadere dei 24, Stone è in difficoltà, fuori il tentativo da 3 punti, ma attenzione, sì, l'infrazione 24 è arrivata, difficoltà nella circolazione, Day dice di aver sganciato la palla prima dell'accensione della stop lamp, il pallone poi ha colpito al ferro, ma gli arbitri non vanno a consultare l'instant replay, certi della loro decisione. Ecco in campo dunque Young nuovamente e Simioni per Cantù, che ha 8 punti di vantaggio e ha anche il possesso per arrivare per la prima volta alla doppia cifra di vantaggio.
Ragland, lo scambio con Barnelli, il blocco di Simioni, ancora Joe Ragland che tiene aperto il palleggio, adesso è inseguito da Gasper Widmar, 6 secondi, 5 adesso per l'azione di tiro. Procida ci riprova da 3 punti, ancora una volta il ragazzino mette la tripla, 3 su 3 dall'arco, miglior realizzatore di Cantù. Sicuramente non ci si aspettava un approccio così importante da parte di Procida, che aveva dato il primo vantaggio alla formazione di San Bernardo Cinelandia, adesso dà il primo vantaggio in doppia cifra, 35-24, anche se arriva il secondo fallo di Young, secondo di squadra per Cantù. Dal 19 a 21 al 35 a 24 è chiaramente un parziale favorevole per 16 a 3 alla formazione canturina, che ora ha l'inerzia nelle mani, anche se a chiamare il time out dopo il secondo fallo di Young è la panchina di Cantù, perché se l'Umana Reyer non è lunghissima nelle rotazioni, e scusate è un eufemismo perché abbiamo visto in che condizioni è in campo Stone, vedremo anche Widmar come riuscirà a impattare sulla partita, e se riuscirà a impattare sulla partita. Cantù ha comunque qualche problema di falli già in questa partita, perché lo ricordiamo, Clark, il playmaker titolare, ha speso 3 falli in meno di 3 minuti e non si è più visto in campo, adesso è arrivato a 2 falli anche Young, e si tratta di due giocatori sicuramente fondamentali negli equilibri della San Bernardo Cinelandia, che sta trovando però anche questo extra apporto da un giocatore come Procida, che ha messo 3 triple e ha dimostrato di non avere assolutamente timori reverenziali. 18 anni per questo ragazzino, che guardate con che sfrontatezza si è preso questa tripla marcato, ed eccolo qui in testa alla classifica dei realizzatori per Cantù. Per Romano Reyer ce ne sono 10 di Mitchell Watt, che ritorna subito sul parquet, evidentemente Widmar non ha sentito ottime risposte non appena è stato schierato sul parquet. Rientra in campo anche Michael Bramos e anche Andrea De Nicolau, dunque un triplo cambio, fuori Stone, fuori Widmar, a testimonianza, ripeto, del fatto che siano a referto più che altro per onor di firma. Bramos per Day, palla in angolo marcato da Young, è un mismatch favorevole per l'Umana Layer. Bramos ci prende la tripla e la mette praticamente allo scadere dei 24, esce ottimamente dall'interruzione chiamata da coach Walter De Raffaele, l'Umana Layer trovando la tripla che potrebbe dare la scossa al canestro di Bramos per il meno 8 oro granata. E però palla in mano ancora per Cantù nella metà campo offensiva con Young, il blocco di Barnell. Cambio difensivo accettato da Umana Reyer, ci prova Young dalla punta da 3 punti, ma attenzione, qui non funziona il taglia fuori per l'Umana Reyer e Barnell recupera un pallone per il nuovo più 10, Cantù 11, ovviamente il massimo vantaggio toccato qualche istante fa. 37-27, siamo alla metà del quarto, cercato nuovamente Mitchell Watt marcato da Simioni, poi De Nicolau per Day che ci riprova da 3 punti, ancora la tripla. Sono le triple in questo momento a tenere in piedi l'Umana Reyer, anche se Cantù a sua volta si è affidata con buona precisione, soprattutto nel giovane Procida, 3 su 3 dall'arco al tiro pesante, torna a meno 7 l'Umana Reyer, che qui difende ottimamente ma ancora reattiva, ancora con Procida la squadra canturina. La tripla dall'angolo non va al rimbalzo di Austin Day e dunque l'Umana Reyer al possesso per provare a riavvicinarsi, bel lancio di De Nicolau, buona anche la lettura di Barnell per anticipare Mitchell Watt e mettere il pallone fuori dal campo con la rimessa che sarà effettuata dall'Umana Reyer a 4-26 al termine del primo tempo. 7 punti da recuperare per gli oro granata qui al Pala Banco Desio, casa di Cantù ormai da qualche stagione, dopo che è stato abbandonato lo storico Pianella di Cucciago. La rimessa di De Nicolau per il possesso sull'arco di Mitchell Watt, che attacca con la sua mano sinistra ma sbaglia ancora un gancio, si stanno sporcando le percentuali di Watt, è fondamentale il suo contributo per l'attacco dell'Umana Reyer, adesso però bisogna anche difendere contro l'attacco di Cantù. Young per Simioni, la palla sulle caviglie per fortuna dell'Umana Reyer di Pecchia, arriva la palla persa per Cantù e dunque è un'altra opportunità in attacco. L'Umana Reyer, quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti, De Nicolau va su, scarica per Watt che sbaglia, recupera il rimbalzo, porta a casa il fallo
Il primo fallo di Simeoni, se ne accusa subito il terzo di squadra per la San Bernardo Cinelandia. Ancora un errore di Watt, che però anche in questo caso ha saputo lottare, è andato a recuperare il rimbalzo offensivo, alla fine ha portato a casa il fallo. Era in mezzo in un sandwich tra Simeoni e Pecchia. Rivediamo il replay, forse hanno speso fallo entrambi. In ogni caso c'è il fallo scusate, e c'è l'opportunità offensiva per Romana Reyer, anche se non vengono assegnati i due tiri liberi, bensì solo la rimessa dal fondo per Andrea De Nicolao. 14 secondi dunque per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. De Nicolao cerca e trova Austin Day, che appoggia al tabellone, due punti facili e anche lui arriva alla doppia cifra, 11 per lui e meno 5, che è la cosa più importante, per l'Umana Reyer, mentre ci avviciniamo appunto al finale del primo tempo. Attacco di Cantù con Simeoni, si prende la tripla anche il centro ed è qui sfortunato con la lotta a rimbalzo. Bramos lascia uscire il pallone dal campo, sapeva di avere i piedi oltre la linea e dunque evita l'ingenuità di regalare il pallone a Cantù. Cantù che effettua una nuova sostituzione con Barnell che va in panchina e anche Simeoni è tornato a sedersi al fianco di Cesare Pancotto. Meno 5 per l'Umana Reyer, però con la palla in mano, la partenza di Bramos, l'assist per De Nicolao che riparte dalla punta, attacca il ferro, alza la parabola, l'errore ma c'è il fallo e Andrea De Nicolao andrà in lunetta per il fallo secondo anche di Ragland, e anche questo è un fischio importante per quel che riguarda l'economia degli esterni della formazione lombarda. Rivediamo ancora il fischio su Joe Ragland, fischio in tutta onestà forse rivedibile, ma ben per l'Umana Reyer. Intanto c'è anche Casarin in campo al posto di Bruno Cerella. I due tiri liberi di Andrea De Nicolao, con Pancotto che va a parlare con gli arbitri per questa ultima decisione. Ripetiamo, anche noi forse siamo stati un po' così, poco convinti dal fischio, ma intanto l'importante è che segna il primo tiro libero Andrea De Nicolao. Umana Reyer a meno 4, possibilità di tornare ad un solo possesso con il secondo libero nelle mani del vice capitano, e fa 2 su 2, dunque meno 3 per l'Umana Reyer, 3-7, 3-4. E attenzione al rischio da parte di Pancotto, perché toglie Ragland, mette Clark con tre falli. Ripeto, ha giocato meno di 3 minuti, poi si è accomodato in panchina con le tre infrazioni. Adesso c'è anche Ragland a 2, evidentemente vuol far rifiatare anche Joe Ragland, però è rischioso sicuramente schierare un giocatore con tre falli quando ci sono ancora 3 minuti da giocare nel corso del primo tempo. Clark prova ad entrare in partita, Wilson nuovamente anche lui sul parquet con Young, marcato da Casarin. Bravo Casarin a difendere sul giocatore che ha inciso abbastanza sulla partita. Arriva l'errore, la lotta a rimbalzo, la palla recuperata da Austin Day che forse subisce anche un contatto, e dunque l'Umana Reyer è a meno 3, ma con la palla in mano Andrea De Nicolao. Il blocco di Watt, lo scarico per Bramos, ancora Watt a portare il blocco, poi a rollare De Nicolao, ultimi 10 secondi. Bramos, passo laterale, tripla del capitano, la tripla del capitano vale la parità. Il break dell'Umana Reyer 2-13. Adesso il timeout è di Cantù, si accendono un po' gli animi sugli spalti del Pala Banco Desio. Vediamo in piedi nel parterre diversi elementi, anche con la maglia numero 8 di Kobe Bryant, abbiamo visto appunto ricordato prima dell'inizio della partita con un minuto di raccoglimento, e poi a partita iniziata con le infrazioni di 8 e 24 secondi spese dalle due squadre. Ripeto, si accendono perché qualche fischio, soprattutto l'ultimo, quello che ha mandato in lunetta De Nicolao, può essere contestabile, ma è l'Umana Reyer che ha ritrovato l'energia, ha ritrovato il tiro, soprattutto le triple di Bramos e Austin Day. Serve assolutamente il loro contributo in questo momento, come serve il ritorno alla realizzazione da parte di Mitchell Watt, che ha avuto un ottimo inizio di partita, poi nel secondo quarto ha sporcato decisamente le sue percentuali, anche se anche a lui oggi si chiede un extra impegno per la scarsità di rotazioni. Sembra strano dirlo per una squadra lunga come l'Umana Reyer, ma gli Oro Granata si sono presentati a questa trasferta in terra lombarda veramente in condizioni non facili, senza Udano e Tonut, senza Gaudlock, con Stone e Widmar che abbiamo visto in campo in che condizioni sono a referto, e dunque
ci vuole il massimo contributo da parte di tutti, soprattutto da parte delle punte di diamante, lo sono Bramos e Day, lo è Mitchell Watt, ma tutti possono dare il loro contributo a una partita che è di nuovo riaperta con un parziale, ripeto, aperto di 2-13 per l'Umana Reyer, e Cantù che non segna, questa volta è Cantù a non segnare da 3 minuti. Young, ancora l'ottima difesa di Casarin, che poi cambia, attenzione perché Casarin è sotto canestro, arriva un errore da 3 punti di Cantù, che però non ricicla il cronometro dei 24, continua a sbagliare adesso dall'arco la formazione dell'Acqua San Bernardo Cinelandia, e la rimessa è per l'Umana Reyer grazie a Austin Day, che recupera il pallone nella lotta a rimbalzo contro due avversari. Ancora un confronto, vediamo, forse c'è stato un fischio che ci è sfuggito, ma rivediamo ancora il replay. Day con Pecchia e poi il tuffo da parte, mi sembra, di Wilson. La palla comunque è dell'Umana Reyer, no, l'avevamo visto giusto in precedenza. Pronto ad entrare Valerio Mazzola con De Nicolao, che scambia con Mitchell Watt, deve ritrovarsi e si ritrova con il gancio, torna in vantaggio l'Umana Reyer, continua il break favorevole alla squadra di coach Walter De Raffaele, 15-2 e soprattutto, eccolo qua, 12-0, togliendo appunto il canestro, ma è 15-2, è anche forse più significativo. Adesso arriva il fallo di Michael Bramos, è solo il secondo di squadra per l'Umana Reyer, che di falli ne ha spesi appena 5 in tutta la partita, e questo è importante considerando il fatto che non ci sono tante alternative in panchina. Michael Bramos va a spendere il fallo, rimane in attacco Cantù che non segna da parecchio, mentre Pancotto continua a parlare con la terna arbitrale, che è formata questa sera da Lanzarini, Bettini e Nicolini, e è tornato invece in panchina dopo il timeout Clark. Nuovamente Ragland preferisce non rischiare ovviamente il quarto fallo del proprio playmaker titolare Cesare Pancotto. Young, che prova ad attaccare il ferro marcato da Casarin, alza la parabola, ancora un errore, ancora però un rimbalzo offensivo, adesso sta prendendo il predominio dei rimbalzi offensivi Cantù, che sbaglia con sfortuna con Ace, e ancora un'opportunità per l'Umana Reyer con Pancotto che parla verso la panchina più tranquillo in questo momento, coach Walter De Raffaele, che ha rimesso in campo Valerio Mazzola, Casarin per De Nicolao, in questo momento è tornato in panchina Day per l'Umana Reyer, ancora De Nicolao, l'assist per Mitchell Watt, 4 secondi e mezzo, deve prendersi il tiro Mitchell Watt, il gancio ancora a segno, avevamo detto quanto era fondamentale che si ritrovasse in attacco Mitchell Watt, lo ha fatto, e adesso il parziale è di 2-17, 4 minuti e mezzo di astinenza di Cantù, ma ci sono anche grandi meriti da parte della difesa dell'Umana Reyer, anche se un paio di tiri da fuori sono stati sputati dal ferro, ma evidentemente sono stati concessi dall'Umana Reyer. Pecchia l'accelerazione del canestro ed eccolo qua, arriva il canestro di Cantù che torna a muovere il punteggio, porta a casa anche il secondo fallo di Bramos, il terzo di squadra dell'Umana Reyer, dunque non ha ancora speso il bonus, ma si interrompe il parziale di 17-2 o 14-0 che vogliate, insomma, comunque il parziale che ha riportato in vantaggio l'Umana Reyer dopo il massimo svantaggio più 11 per Cantù. Tiro libero supplementare per Pecchia, 75 dalla lunetta, e alla fine non va il tiro libero, dunque si rimane sul più 2 Umana Reyer, ultimi secondi nel corso del primo tempo. Casarin prova ad attaccare, spalla canestro, scarica per Bramos, poi Mazzola, il consegnato per Andrea De Nicolao, 10 secondi per l'azione di tiro, ancora Valerio Mazzola, spalle a canestro, uso del piede perno e tiro di Mazzola sul primo ferro, il rimbalzo, l'ultimo possesso del primo tempo sarà per Cantù. Ricordiamo che l'Umana Reyer ha un fallo da spendere e va subito a spenderlo Davide Casarin su Young, intelligente questo fallo di Casarin, perché ripeto l'Umana Reyer aveva da spenderlo, è andato a difendere forte cercando di rubare secondi all'attacco della formazione canturina, che avrà la rimessa, adesso un cambio ovviamente per preservare da falli Michael Bramos, che è arrivato a 2 infrazioni, rientra Cerella, rientra Barnell dall'altra parte al posto di Ace, ovviamente ha bisogno di tiratori Cantù che può, come in occasione del primo tempo, rimettere il naso avanti nell'ultimo possesso del quarto, 22-21 il primo vantaggio di Cantù nel primo quarto, adesso vediamo 41-39 il punteggio per l'Umana Reyer con Joe Ragland, buona la difesa di Watt, il tentativo di Barnell da 3 punti, arriva l'errore e finisce il primo tempo, dunque Umana Reyer che va in vantaggio all'intervallo lungo, San Bernardo Cinelandia Cantù 39, Umana Reyer 41, noi ci sentiremo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto?
rivolgiti a Danamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ritrovati amici ascoltatori, tifosi dell'Umana Reyer, da Alberto Minazzi, dal Pala Banco Desio. È tutto pronto per il secondo tempo del match tra San Bernardo, Cinelandia, Cantù e Umana Reyer Venezia, più due per gli Oro Granata. Al termine del primo tempo vissuto piuttosto ad elastico, con l'Umana Reyer che sta per ora facendo fronte alle rotazioni decisamente ridotte per le tante assenze. Si è partiti con un errore di Michael Bramos, che con le sue triple assieme ad Austin Day ha permesso la rimonta all'Umana Reyer, che poi ha ritrovato anche Mitchell Watt. Qui ancora una gran difesa da parte di Valerio Mazzola, che si sta facendo sentire nel metacampo difensiva, anche se ancora non si è sbloccato in attacco. De Nicolao ci prova, Mazzola, proprio lui dall'angolo, e mette la tripla, quasi lo ce lo sentissimo. Arriva il canestro da tre punti sul settimo assist della partita di Andrea De Nicolao, che poi recupera anche per un attimo il pallone, lo recupera anche Ace a sua volta, e poi De Nicolao spende il fallo. Andrea De Nicolao che oggi gioca da playmaker titolare per le condizioni precarie da parte di Julian Stone, schierato per qualche minuto ma in maniera assolutamente impalpabile nel primo tempo, ma ripetiamo, ha ampie giustificazioni il playmaker titolare dell'Umana Reyer. Adesso De Nicolao, che è il playmaker oltre che il vice capitano di questa partita, va in panchina perché nello spendere il fallo sulla penetrazione di Clark, che dunque parte in quintetto nonostante i tre falli, deve andare in panchina a farsi medicare perché, ripeto, si è procurato una ferita aperta e dunque non può restare sul parquet. Al suo posto Ariel Figlioi. L'attacco di Cantù, che adesso è nuovamente a meno 5, massimo vantaggio per l'Umana Reyer. Il tentativo da tre punti sbagliato da Cantù, che abbiamo detto come fosse partita bene nel tiro da tre punti, ma poi ha cominciato a sparacchiare dall'arco, e a parte il sorprendente Procida, il ragazzino che ha segnato 9 punti con 3 su 3 nel tiro da tre punti, adesso è pronto a rientrare De Nicolao, che si è fatto medicare il taglio procuratosi in precedenza. Torna in panchina Figlioi. Dicevo, Cantù sta tirando piuttosto male dall'arco, e questo è uno dei motivi che ha permesso all'Umana Reyer di rientrare. Ancora un tentativo da tre punti di Cantù, ed ecco anche in questo caso la tripla, anzi no, il canestro pare sia da due punti, sì, è da due punti, canestro di Clark per il 41-44. Più tre palle in mano per l'Umana Reyer con Jeremy Chappell, che prova ad attaccare ma porta a casa il fallo di Pecchia. Primo fallo di squadra anche per Cantù dopo il primo fallo dell'Umana Reyer speso da Andrea De Nicolao. Si lamenta Pecchia, fresco di convocazione in nazionale, e qui forse si fa ingolosire un po' troppo dal pallone perché aveva difeso ottimamente all'inizio dell'azione. È tornato su perché per l'Umana Reyer anche Jeremy Chappell, ex che aveva anche lui cominciato bene la partita, poi è un po' uscito dalle rotazioni, ma eccolo qui. Ogni volta che citiamo un giocatore succede che questo si faccia subito vedere, e infatti Chappell riporta più 5 l'Umana Reyer. Clark da 3 punti sbaglia ancora nelle triple Cantù, rimbalzo di Mitchell Watt. Dunque c'è il possesso per l'Umana Reyer con De Nicolao per Watt, nuovamente Jeremy Chappell che scarica per Watt, raddoppiato, infrazione di passi da parte di Mitchell Watt, chiama timeout in questo caso la panchina di Cantù dopo nemmeno due minuti. Umana Reyer che è al massimo vantaggio, lo dicevo, lo aveva toccato nel primo tempo sul 5-0, poi il rientro di Cantù in parità sull'8 pari, e da lì un'altalena con massimo vantaggio di 4 punti dell'Umana Reyer fino al sorpasso, arrivato proprio nell'ultimo possesso del primo quarto sul 22-21.
Cantù, che a cavallo tra i due quarti, e così riassumiamo un po' quello che è successo nella partita fino a questo momento, ha trovato un break di 10-0 per il 29-21 e ha ulteriormente impinguato il massimo vantaggio con la terza tripla del già citato Procida. Al 14esimo il punteggio diceva 35-24. Da quel momento, con la difesa, con il tiro da tre punti, con l'intensità, l'Umana Reyer ha ripreso il controllo della partita. Il parziale di quelli che stendono è stato di 2-17, con Cantù che non ha segnato per 4 minuti e mezzo, dunque 14-0 come riportava la grafica nel corso del primo tempo. È tornata più 4 l'Umana Reyer, poi il canestro di Picchia che ha chiuso il primo tempo pur non completando il gioco da 3 punti sul 39-41. Adesso è 41-46 perché è partita meglio l'Umana Reyer nel corso del secondo tempo. Ovviamente ci ha voluto parlare sopra coach Pancotto con il time out di Cantù. Vedremo come uscirà da questa interruzione la formazione di casa. Clark, il blocco di Ace che poi si allontana, la palla sul perimetro, buona ancora la difesa dell'Umana Reyer, perso però Wilson da tre punti ed ecco la tripla di Cantù, con Wilson che fino a questo momento non ha inciso. Bisogna stare attenti che non si accenda il numero 19 della San Bernardo Cinelandia. Vedete le percentuali, 6 su 20, se togliamo il 3 su 3 di Procida è un 3 su 17. Ci prova da tre punti anche Bramos, questa volta l'errore, il rimbalzo per Joe Ragland, la transizione nelle mani di Pecchia, ancora sul perimetro cercato Wilson con l'infrazione di passi, ha ricevuto palla dinamico ma poi si è arrestato e prima di partire ha sì commesso infrazione di passi. Dunque arriva la palla persa, non paga dazio il Umana Reyer che però sulla tripla di Wilson ha visto Cantù riavvicinarsi a soli 2 punti. Parla coach Walter De Raffaele ancora con la terna arbitrale formata da Lanzarini, Bettini e Nicolini. De Nicolao per Jeremy Chappell, ancora Andrea De Nicolao sul perimetro, si accentra, gioca con Bramos, poi spalla canestro Mitchell Watt, l'accelerazione, la schiocciata, che giocata ancora di Mitchell Watt che sta tornando sui livelli del primo quarto, un po' di appannamento nella seconda frazione per il centro dell'Umana Reyer. Adesso questa grandissima giocata con la schiacciata in reverse praticamente per il 48-44, però dall'altra parte attenzione, ma bravo Mazzola ancora in difesa a rallentare Wilson che si prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo offensivo di Ace, la stoppata di Mitchell Watt e l'ultimo tocco da parte di Ace, ancora Watt da un lato, dall'altro del campo si fa vedere con un grandissimo canestro e una grandissima difesa, tanto più che ha portato al recupero per l'Umana Reyer che ora va in attacco sul più 4 con Andrea De Nicolao. Palla per Chappell che accelera, alza la parabola e segna Chappell. Nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer, 44-50 più 6. Ricordiamo il più 11 come massimo vantaggio della partita per Cantù. L'Umana Reyer aveva avuto un più 5 nel primo tempo, nel primo quarto, proprio nell'avvio di partita sul 5-0. Adesso è più 6, ma ovviamente ancora lunghissima. L'attacco di Cantù, Wilson penetra e qui gli viene lasciata un'autostrada. Col tentativo in recupero da parte di Mazzola, Wilson ne fa 5 di fila. Abbiamo detto che è un giocatore che si può accendere da un momento all'altro, bisogna limitarlo il più possibile. Cantù torna a meno 4, l'Umana Reyer torna in attacco con Bramos che ci prova da 3 punti, ancora una volta però è corto, il rimbalzo è per Cantù con 3 maglie bianche e verdi e ora Joe Ragland a costruire l'azione, marcato da Jeremy Chappell, il blocco di Ace, ancora Ragland, lo scarico per Pecchia, la linea di fondo, l'appoggio al tabellone, un altro bel canestro, qui sta un po' allentando la tensione difensiva l'Umana Reyer, probabilmente comincia anche a far sentire la fatica perché i minutaggi sono elevati per tutti i giocatori che sono a disposizione effettiva per questa serata. Bramos va dentro, sbaglia ancora, un periodo un po' forse di appannamento soprattutto per Michael Bramos e Cantù in un amen è tornata al pareggio, ancora con Pecchia che sale a 9 punti in contropiede, questa volta il timeout a 5:24 dal termine del quarto, lo chiama coach Walter De Raffaele perché dal massimo vantaggio è uscita con un parziale di 6-0 la formazione canturina. Timeout che serve sia per interrompere l'inerzia che si è presa in mano la squadra di Pancotto, sia per far rifiatare i giocatori. Vedremo se dal timeout uscirà Bramos, che ha bisogno, lo vediamo anche qui, perdere chiaramente il confronto sul primo passo con Pecchia, ma anche in attacco ha sbagliato questo sottomano, ha sbagliato un paio di triple in precedenza.
Del resto, ripetiamo, è stato uno dei fautori, eccolo qui inquadrato, il capitano Michael Bramos, uno dei fautori del rientro del Umana Reyer nel secondo quarto, ma è chiaramente affaticato. Si scuote il pubblico del Pala Banco Desio, una squadra, quella canturina, partita senza grandissime ambizioni, una squadra che ha pescato ad ampie mani anche in Lega 2 per un roster giovane e sta crescendo giornata dopo giornata, anche grazie all'innesto di un giocatore come Ragland, che questa sera si è visto poco in tutta onestà, però ha dato dei nuovi equilibri alla squadra di Pancotto, e questo è importante tanto quanto un contributo diretto sia in termini di punti che in termini di leadership in campo. Adesso sono in campo entrambi i playmaker dell'ora inquadrato Cesare Pancotto, ovvero Clark e Ragland. Clark, che ha speso tre falli, lo ricordiamo ancora una volta, nei primi tre minuti di gioco, è stato a lungo in panchina e adesso invece viene rimesso nella mischia, anche perché siamo comunque a metà del terzo quarto. Effettivamente è uscito Michael Bramos, è entrato Austin Day per l'Umana Reyer, ed ora è De Nicolao che attacca, si arresta il tiro dalla lunetta, va a segno Andrea De Nicolao, la lacrima possiamo dire dopo il tocco sul ferro e sul tabellone per ridare il vantaggio, per interrompere il 6-0 di parziale di Cantù, che comunque è assolutamente in partita. Wilson, il pallone per Joe Ragland, ancora lui marcato da Cepel, il blocco di Ace Ragland, ultimi 3 secondi per l'azione, Wilson da 3 punti e torna in vantaggio Cantù, il giocatore che è più on fire in questo momento per la formazione canturina. 10 punti di Wilson, ma 8 sono arrivati soltanto in questo quarto. Chappell ci prova da 3 punti, l'errore, il rimbalzo di Wilson, che ormai sta facendo veramente tutto su un lato e sull'altro del campo. Adesso ne fa una invece di negativa Wilson, il secondo fallo con lo sfondamento su un Andrea De Nicolao che sta facendo una partita, al di là di come andrà a finire, assolutamente mirabile. Giocatore che è cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni, Andrea De Nicolao, oggi ha la possibilità di avere tanti minuti in campo e li sta sfruttando con assist, con difesa, con una leadership che in questo momento, di cui in questo momento ha bisogno l'Umana Reyer. Tornata in svantaggio, sia pur solo di un punto, qui Day si fa rubare il pallone e Watt si tuffa sul parquet per bloccare il contropiede più che per recuperarlo. Non bene qui in questo momento l'Umana Reyer, che è riuscita bene dal timeout con il canestro di Andrea De Nicolao, ma adesso l'inerzia sembra essere tornata dalla parte dell'Acqua San Bernardo Cinelandia, cambiata la denominazione San Bernardo Cinelandia dopo l'ingresso del secondo top sponsor per il club canturino. È scomparso l'Acqua dalla denominazione ufficiale. Comunque è una delle squadre storiche del basket italiano e ci fa piacere comunque che stia crescendo. Continua però a prendere rimbalzi e questo non ci piace nell'ottica dell'Umana Reyer, la formazione canturina che ha un altro extra possesso affidato alle mani di Young. Buono scivolamento da parte di Watt, poi Young riesce comunque ad appoggiare al tabellone. Il parziale adesso è di 11-2 per Cantù, che torna ad avere un possesso pieno di vantaggio. Umana Reyer che si è bloccata soprattutto in attacco, anche se pure in difesa non è impenetrabile in questo momento. Ci prova De Nicolao da 3 punti, ancora una volta corto, ma De Nicolao segue, recupera il rimbalzo, poi c'è per l'altro rimbalzo offensivo, altro errore, lotta De Nicolao e travolge quasi Barnell, con il pubblico del Pala Banco Desio che si arrabbia. Comunque la palla è nelle mani di Cantù con Clark, arresto, tiro, errore, altro rimbalzo offensivo per Cantù, rischia di essere questa la chiave della partita se dovesse prendere la via dei padroni di casa. Pecchia va a attaccare, buona ancora la difesa di Mazzola e l'infrazione di passi provocata ancora una volta. Mazzola fa vedere cose sporche, chiamiamole così, ma utilissime tanto quanto un canestro, tanto quanto un assist, visto che abbiamo incommiato la prestazione fino a questo momento di Andrea De Nicolao. Adesso Mazzola va comunque in panchina dopo la difesa che ha portato al recupero, rientra Michael Bramos, rientra anche Cerella al posto di Jeremy Chappell per l'Umana Reyer, anzi eccolo qua, Michael Bramos che ha effettuato la rimessa nelle mani di De Nicolao. Day si fa vedere e riceve Bruno Cerella, poi ancora Andrea De Nicolao, il blocco di Mitchell Watt, De Nicolao con il palleggio aperto, gioca due con Watt dentro e fuori,
per Cerella, chiede l'infrazione di passi la panchina di Cantù, sbaglia Cerella, continua l'astinenza offensiva dell'Umana Reyer con Cantù che ha ripreso il vantaggio e ancora una volta ha il pallone in mano, sta segnando comunque poco in questo preciso frangente, ancora l'attacco di Cantù, il tiro e il fallo però in precedenza di Austin Day, è il secondo personale, è il secondo di squadra dell'Umana Reyer. E c'è Gasper Widmar nuovamente sul parquet a prendere il posto di Watt, anche in questo caso ripeto più che altro per dare fiato al centro dell'Umana Reyer, perché abbiamo visto come Widmar sia decisamente condizionato, si è capito subito perché è anche un'evidente ginocchiera, avrebbe preferito tenerlo a riposo lo staff dell'Umana Reyer anche in considerazione della partita che attende gli Orogranate, fondamentale per il prosieguo europeo dell'Umana Reyer. Lo ricordiamo, mercoledì al Taliercio c'è Oldenburg, partita da dentro fuori, come si dice in questi casi, bisogna assolutamente vincere per tenere accesa la speranza di proseguire in Eurocup dopo che le cose sono complicate con la sconfitta interna contro Patrasso proprio al Taliercio nell'ultima partita disputata in Europa. Ma intanto siamo ancora in campionato e dunque seguiamo questo attacco di Young per Cantù marcato da Cerella, si arresta Young, l'uscita di Widmar che riesce a far sentire la sua massa ma ovviamente poi non può seguire a rimbalzo e c'è l'ennesimo rimbalzo offensivo di Cantù con il tentativo di Young da tre punti, l'errore, tocca la torre, tocca Widmar, recupera Austin Day, siamo negli ultimi due minuti del quarto, torna in possesso di palla l'Umana Reyer che non segna quasi da 5 minuti, vedremo se sarà questo l'attacco buono, la palla nelle mani di Day che finge la tripla, poi scarica per De Nicolao, la tripla aperta sul primo ferro, il rimbalzo per Cantù, no, non è stato questo purtroppo l'attacco buono e si rimane su quel 52 Umana Reyer, 55 San Bernardo Cinelandia, da tempo inchiodato sul tabellone del Pala Banco Desio, gran recupero di Widmar e contropiede con Austin Day che si inventa una giocata clamorosa, canestro più fallo di Barnell, il terzo fallo di squadra di Cantù, inquadrato adesso la torre, ma il fallo credo sia di Barnell, sì il fallo eccolo qua, è proprio di Barnell e segna, torna a segnare appunto per Umana Reyer dopo 5 minuti di astinenza Austin Day e avrà anche il tiro libero supplementare per ristabilire la parità, psicologicamente sarebbe importantissimo andare all'intervallo in una situazione di equilibrio per una squadra che comincia anche a risentire, ed è logico, della fatica fisica di questo match. Tiro libero supplementare per Austin Day che va a segno e dunque parità a quota 55, un minuto e mezzo da giocare, 5-5 San Bernardo Cinelandia, 5-5 Umana Reyer Venezia e la palla è nelle mani di Cantù con Joe Ragland in cabina di regia, il blocco di Wilson che poi rolla ma non viene servito, si preferisce andare da Young che si arresta, buona difesa adesso dell'Umana Reyer che tiene lontano il pitturato gli avversari, Ragland ultimi 6 secondi per l'attacco di Cantù, la palla in angolo, attenzione a Wilson che questa volta sbaglia ma ancora rimbalzo offensivo e la palla è nelle mani di Young che ci prova da tre punti, ancora un errore, ancora un rimbalzo offensivo ma c'è un fischio, vediamo il fallo di Austin Day, attenzione che dovrebbe essere il terzo di Austin Day, in ogni caso il terzo di squadra dell'Umana Reyer, questo è sicuro, e troppi rimbalzi offensivi, sono già 15 per Cantù di cui 7 in questo terzo quarto, aveva cominciato bene l'Umana Reyer, intanto va Widmar in panchina, rientra Mazzola, aveva cominciato meglio l'Umana Reyer a rimbalzo offensivo, poi Cantù è cresciuta progressivamente, ripeto 15 rimbalzi sotto il canestro d'attacco di cui 7 in questo quarto per la San Bernardo Cinelandia che con il fallo di Austin Day ha l'opportunità di un altro attacco. Si parte dalla torre che mette palla per terra, poi Wilson ci riprova da tre punti, è il quarto di Wilson che mette un'altra tripla, sale a 13 punti personali, 3 su 5 da 3 e soprattutto in questo quarto, lo ripetiamo, sono arrivate le tre triple di Wilson. Cantù di nuovo a più 3, ultimi 42 secondi, Andrea De Nicolao prova a penetrare, appoggia il tabellone, grandissima giocata di Andrea De Nicolao, ancora una volta meno 1 per l'Umana Reyer con De Nicolao che si fa sentire anche a livello realizzativo, c'è il tempo per un possesso per parte, Ragland ha un'autostrada davanti, appoggia al tabellone di nuovo il più 3, adesso però l'ultimo possesso del quarto sarà per l'Umana Reyer con Joe Ragland ora inquadrato, solo 4 punti, l'avevamo detto, non sicuramente il
serata migliore dal punto di vista realizzativo per Ragland, un fallo da spendere per entrambe le difese, eccolo qui, lo spende Young, chiede il fallo su azione di tiro Austin Day, ma mi sembra giusto il fischio arbitrale per il fallo, semplicemente con rimessa a favore dell'Umana Reyer, che ha 6 secondi per prendersi l'ultimo tiro nel corso di questo quarto. Ancora un cambio con Ragland che va in panchina, ritorna Pecchia per la difesa, soprattutto per preservare il proprio playmaker da falli. Il cambio deciso da parte di Pancotto, la rimessa dal fondo del campo per l'Umana Reyer con Andrea De Nicolao, l'uscita e la ricezione di Michael Bramos che si arresta, si prende un buon tiro ma esce corto, e l'ultima preghiera da metà campo è quella di Wilson, non va a segno. Dunque all'ultimo intervallo è in vantaggio la San Bernardo Cinlandia Cantù, 57 per l'Umana Reyer, 6-0 per i canturini. Stiamo rivedendo alcune giocate di Wilson, che è stato decisamente il fattore per Cantù nel terzo quarto, un terzo quarto che aveva visto l'Umana Reyer partire decisamente meglio, trovando il massimo vantaggio sul più 6, 44-50 dopo 3 minuti e mezzo di gioco nella ripresa. Poi un altro break favorevole per Cantù, un break di 11-2 con l'Umana Reyer che è stata ferma senza segnare per 3 minuti e mezzo, 5 minuti nei quali è arrivato solo un canestro di Andrea De Nicolao. Ma il dato, lo ripetiamo, che sta incidendo maggiormente sulla partita è quello dei rimbalzi offensivi di Cantù, che con gli extra possessi, nonostante percentuali da 3 punti che sono cresciute soltanto in questo quarto dopo l'ottima performance del giovane Procida nel primo tempo, Wilson è stato, ripeto, il più preciso dall'arco nel terzo periodo. Cantù è riuscita a ritrovare il vantaggio grazie alle opportunità extra d'attacco e adesso ha 3 punti di vantaggio, ma la partita è assolutamente in ballo, assolutamente, lo dice il punteggio, un possesso che separa le due squadre. Bisognerà vedere anche quanto inciderà la fatica per un Umana Reyer, non mi stancherò mai di ricordarlo, che si è presentata qui senza Udano e Tonut, con Gaudelok non in grado di scendere in campo, un giocatore che va gestito nel suo recupero alla piena funzionalità agonistica, e con Widmar e Stone. Per Widmar 2 brevi apparizioni, per Stone un'apparizione leggermente più lunga, ma poi non è più rientrato sul parquet. Giocatori che hanno accusato in settimana problemi fisici, Widmar quelli al ginocchio se li trascina dall'inizio della stagione. Insomma, è un roster corto quello con cui si è presentato al Pala Banco Desio l'Umana Reyer, ma sta lottando e sta assolutamente contrastando una squadra che è in fiducia come Cantù. L'errore di Barnell, il rimbalzo di Watt con De Nicolao che attacca dunque questo primo pallone per l'Umana Reyer. C'è un fischio e vediamo il quarto fallo di Austin Day,
che porta alla palla persa, e se non c'erano stati fino a questo momento grossi problemi da parte dell'Umanaraia per quel che riguarda i falli, Andrea De Nicolao va a stigmatizzare l'intervento offensivo che ha portato alla palla persa, ma ripetiamo, soprattutto dal punto di vista dell'economia della partita, avere un Austin Day con già 4 falli potrebbe pesare moltissimo per l'Umanaraia, perché Day assieme a Bramos è stato uno dei fattori per il rientro dal massimo svantaggio dell'Umanaraia nel secondo quarto, meno 11. Le triple di Day e le triple di Bramos sono servite a rientrare in partita all'Umanaraia, adesso però bisognerà anche gestire la situazione falli per Austin Day, non a caso intanto la tripla sbagliata da La Torre e un altro rimbalzo offensivo, non a caso dicevo l'Umanaraia l'ha messo in panchina, intanto trova in contropiede sul lancio ennesimo da parte di Andrea De Nicolao il canestro del meno uno con Bruno Cerella, e quindi al di là del quarto fallo di Day è cominciato possiamo dire bene questo ultimo quarto per l'Umanaraia, che ora in difesa va a spendere un fallo proprio con Bruno Cerella, il secondo fallo di squadra per l'Umanaraia, anche in questo caso Cantù chiede il fallo sull'azione di tiro, il fallo che ovviamente come in precedenza per Austin Day non è avvenuto sul tiro, scusate, Clark e non Ragland il giocatore che ha subito il fallo, si assomigliano anche fisicamente i due, chiede ancora la combine del canestro, ma ovviamente non c'è canestro, c'è solo possesso per Cantù che ha un punto di vantaggio e attacca con Young marcato da Chappell, ancora cambio di direzione, la difesa di Mitchell Watt che porta al recupero per l'Umanaraia e c'è un'altra opportunità in attacco con De Nicolao per il canestro di sottomano di Jeremy Chappell, altro contropiede, altro canestro, altro assist per De Nicolao e finalmente soprattutto vantaggio per l'Umanaraia, tocca la doppia cifra, Chappell tocca quota 61 contro i 60 della San Bernardo Cinelandia, l'Umanaraia ora in difesa, la tripla di Clark subito ricacciata indietro l'Umanaraia da questo canestro di Clark che vuole assolutamente accendersi dopo aver visto la partita condizionata dai falli spesi in avvio, vuole entrare nel match, ormai 3 falli è un bottino negativo assolutamente gestibile quando mancano 8 minuti e 10 al termine della partita e ha trovato la tripla, mentre qui Mitchell Watt cerca ma non trova il fallo, manca il fischio su questa penetrazione e invece c'è il fischio giustamente sul fallo di Andrea De Nicolao, attenzione già 3 falli spesi da parte dell'Umanaraia, vediamo se cosa si decide di fare perché c'è un time out probabilmente in campo, anzi vediamo un attimo, no, un tecnico, scusate, un tecnico alla panchina di Cantù che si è lamentata, chiedeva l'antisportivo, vediamo il replay, qui Andrea De Nicolao è andato a spendere il fallo, si interrompe il replay, però mi sembra che il fallo fosse semplice, è pronto ad entrare Ace, c'era prima il tiro libero per Andrea De Nicolao che ha speso il fallo ma va in lunetta per il tecnico combinato alla panchina di Cantù e dopo si sarà in attacco la formazione canturina con appunto Ace pronto a rientrare sul parquet. Manarayer che ha 2 punti da recuperare, 8 minuti da giocare, c'è Austin Day con 4 falli, c'è il tiro libero di De Nicolao che lo sbaglia e dunque peccato, un'opportunità sprecata con coach Walter De Raffaele che prima si arrabbia poi ovviamente scuote i propri giocatori chiamando lo schema difensivo con il quale affrontare l'attacco di Cantù che appunto come dicevo in precedenza ha rimesso in campo il proprio centro titolare Ace, il pallone gestito da Young con Clark, poi Ace che inizialmente porta il blocco, si allontana, ritorna a rollare e Clark a sua volta si allontana con il palleggio, poi si prende la tripla in faccia a De Nicolao, l'errore, il rimbalzo di Chappell che va su con l'ascensore, dunque l'Umanaraia ha un'altra opportunità in attacco con Jeremy Chappell, va su e il sottomano è di nuovo parità, Pancotto si arrabbia con la sua difesa ma ha fatto una grandissima giocata Jeremy Chappell a quota 12 punti, dunque una partita da ex comunque positiva per Jeremy Chappell, 7-26, situazione di assoluta parità al Pala Banco Desio con San Bernardo Cinelandia Cantù in attacco con Young, buona giocata ma c'è il fallo e il secondo di Watt è il fallo del bonus con 2 tiri liberi in arrivo per Young, rivediamo, il fallo c'è assolutamente, è uscito dal proprio cilindro con il corpo non con le braccia il numero 50 dell'Umanaraia che concede così 2 tiri liberi a Young per riportare in vantaggio la San Bernardo Cinelandia.
il primo libero di Young a segno, dunque più uno per la squadra di Pancotto, 6-3, 6-4, è quello inquadrato uno dei decani della panchina italiana. E Young sbaglia il secondo, dunque il possesso è per l'Umana Reyer, non appena sono comparse le statistiche è arrivato l'errore, il possesso per riportarsi in vantaggio. Chappell, palla per Mazzola, chiede palla sotto Mitchell Watt, l'anticipo difensivo, il recupero e il lancio di Barrell con il pallone che non viene controllato da Pecchia, che comunque scambia il 5 con il compagno, scusate, ha cercato l'accelerazione la formazione canturina, è arrivata la palla persa, buona ancora per l'Umana Reyer, lancio leggermente troppo lungo, sarebbe bastato qualche millimetro in meno per trovare l'assist perfetto, il falso del canestro di Pecchia. Rimane un punto da recuperare e c'è dunque il possesso per tornare nuovamente in vantaggio per l'Umana Reyer con Chappell che attacca ancora, scarica per Watt, canestro più fallo di Mitchell Watt, vantaggio sì per l'Umana Reyer, ma anche con il fallo di Pecchia l'opportunità di completare un gioco da tre punti e di dare un possesso di vantaggio all'Umana Reyer. Inquadrato adesso Pecchia che ha speso al fallo su Mitchell Watt non evitando il canestro del centro dell'Umana Reyer, anzi dandogli anche l'opportunità del tiro libero supplementare. 18 punti per Mitchell Watt che, come diciamo, come abbiamo detto, a parte un passaggio vuoto nella prima parte del secondo quarto, è sicuramente il più continuo per l'Umana Reyer in questa serata e segna anche il tiro libero supplementare. 19 per lui, 2 di vantaggio per l'Umana Reyer, 6-48 da giocare, la pressione di Chappell, riesce Ragland che è tornato sul parquet a controllare comunque il pallone per l'attacco di Cantù, palla nelle mani di Clark, cambio di lato, Pecchia per Ace che va a attaccare su Mitchell Watt, l'errore, il rimbalzo recuperato ancora da lui, da Andrea De Nicolao, che è veramente un giocatore dappertutto, in attacco, in difesa, con assist, con recuperi, con anche rimbalzi, nonostante sia il più piccolo dell'Umana Reyer in campo. Chappell, tiro cortissimo in questo caso, chiedeva un contatto e non è arrivato però il fischio e il possesso per Cantù che ci prova dall'arco e mette il canestro con Barnell, vale 2 punti, ma è di nuovo parità con vedete le percentuali attorno al 50% per entrambe le squadre, ma soprattutto è parità, una sorta di overtime da 6 minuti. De Nicolao penetra, la stoppata questa volta sì pulita da parte di Ace e poi corre il campo Cantù con una serie ancora di rimbalzi offensivi, lotta Chappell, veramente partita che sta accendendo in questo frangente. Barrell, lo scarico sul perimetro, la palla adesso in mano a Chappell, non c'è soluzione di continuità, c'è molta foga in campo, preferisce rallentare Bruno Cerella, pallone per Jeremy Chappell, Mazzola si può prendere la tripla, la sbaglia, la lotta a rimbalzo, la palla è nelle mani di Cantù con De Nicolao che adesso cade a terra, si lamenta, siamo praticamente alla metà del quarto, parità, Pecchia, 3 punti anche lui aperto, anche lui però scheggia soltanto il ferro, poi un contatto su Mitchell Watt non sanzionato, adesso sì, siamo alla metà del quarto ed è un overtime, lo possiamo definire così, 5 minuti partendo dalla parità e partendo ancora una volta dall'asse De Nicolao, Mitchell Watt per il canestro del nuovo vantaggio Umana Reyer, 6-6, 6-8. Con Cantù ora in possesso di palla, con Joe Ragland in punta, chiama lo schema, le spaziature dell'attacco dei biancoverdi di Cantù, Ace porta il blocco, poi Ragland per Barrell, scivola Mazzola, Barrell dunque ha un'autostrada davanti e appoggia al tabellone con il timeout chiesto da parte di coach Walter De Raffaele, 4 minuti e mezzo, 4 e 32 esattamente da giocare. E ci si gioca tutto partendo dalla situazione 68 pari. Umana Reyer che, lo ripetiamo ancora una volta, è encomiabile per lo sforzo fisico che sta dando in campo. L'asse De Nicolao Watt, play pivot, sta funzionando ottimamente. Ottimi passaggi per Chappell, per Bramos, per Austin Day che però ha commesso l'ingenuità di arrivare al quarto fallo con un fallo in attacco proprio in avvio di quarto. Vedremo se verrà rilanciato nella mischia, sarà importante avere anche lui nelle fasi più calde della partita perché si gioca punto a punto
e non poter contare sulle alternative fornite da tanto, ecco qui vediamo il canestro da due punti di Barrel che ha segnato gli ultimi canestri per la formazione cantonina, dicevo, non poter contare sulle alternative date da Tonut, da Udano, da Widmar e da Stone, li vedete mestamente a quota zero assieme a Casarini che ha avuto comunque spazio sul parquet assieme a un Figlioi che è stato comunque poco utilizzato. Pellegrino è l'unico non schierato fino a questo momento da parte della formazione Oro Granata. Bisogna che chi è in campo dia il massimo, già in quattro in doppia cifra con Mitchell Watt top scorer, ma tutti in questo frangente dovranno dare il proprio contributo ed è probabilmente questo, oltre a far rifiatare la squadra, che ha spinto coach Walter De Raffaele a chiamare il time out a 4 minuti e mezzo dalla fine della partita con la palla nelle mani del solito Andrea De Nicolao. Il blocco di Watt è tornato in campo, Austin Day come era presumibile, la palla nelle mani di proprio Watt che va a attaccare su Ace, il gancio con la mano destra, non è la sua mano ma dimostra avere una grandissima capacità di giocare a basket. Mitchell Watt che riporta in vantaggio il Manarei, 7-0, 6-8, attacco adesso nelle mani di Cantù. Mentre aggressivo Chaplin, difesa su Clark, poi si riparte da... Joe Ragland, anzi scusate, da Clark che sbaglia ma arriva al seguito Barrella, ancora lui, è il momento di Barrella, ha trovato vari giocatori Cantù nell'arco della partita, adesso è stato Barrella a trovare la schiacciata per la nuova parità e intanto corrono i minuti, ci si avvicina alla fine della partita, 7-0, 7-0, Austin Day si prende la tripla e la mette! Austin Day ha rifiatato in panchina, è ritornato in campo con 4 falli, ha trovato il canestro del più 3, possesso pieno di vantaggio per l'Umana Layer, ci avviciniamo agli ultimi 3 minuti della partita con il pallone tra le mani di Ragland, poi Clark, la difesa dell'Umana Layer, pecchia la linea di fondo, lo scarico per Barrel, c'è Day con 4 falli a marcarlo, pecchia, accelera, lo scarico per Ace che segna, subisce il fallo di Mitchell Watt e dunque terzo fallo di Watt, Manarayer che è già abbondantemente al bonus e Ace che ha la potenzialità dalla lunetta, non è un grandissimo tiratore di liberi, lo diciamo adesso perché se lo diciamo quando si presenterà sulla linea della carità sicuramente lo avrebbe messo a segno. Tanta scaramanzia stiamo tirando fuori in questo frangente, questa grande schiacciata da parte di Barrel, diciamo comunque ha l'opportunità dalla lunetta di fare nuovamente parità e invece no, si dimostra un pessimo tiratore di liberi sbagliando il libero, buon per l'Umana Layer, 3 minuti alla fine, un punto di vantaggio, palla in mano per gli Oro Granata con Andrea De Nicolao, il blocco di Watt ma viene servito Austin Day che proverà a attaccare Barrel, gli tocca la palla l'avversario, ancora Watt, 8 secondi per l'azione di tiro, il tiro di Watt, l'errore, la lotta, rimbalzo, Chappell, ma sbaglia, recupera un rimbalzo difficilissimo, poi sbaglia l'appoggio al tabellone, ripetiamo, la stanchezza comincia anche a farsi sentire perché questo è un errore abbastanza inusuale per un giocatore preciso come Chappell, la palla sotto da Barrel ancora a Ace con l'errore, contatti veramente fisici in questo momento sul parquet, 2:25 da giocare, un punto e palla in mano per l'Umana Layer con Austin Day marcato da Pecchia che mette mani addosso all'avversario, alla fine arriva il fallo di Pecchia ma Cantù non ha problemi di falli in questo momento perché è soltanto il secondo di squadra oltre che il secondo di Pecchia con Austin Day che non potrà andare in lunetta, adesso c'è il cambio alle viste, ritorna Wilson al posto di Pecchia, scusate, il terzo fallo di Pecchia, aveva due ovviamente in precedenza e questo è il terzo con Wilson nuovamente sul parquet, è stato lui un fattore nel corso del terzo quarto, c'è Young in panchina, c'è la palla persa per l'Umana Layer malamente dalla rimessa, insegue il pallone Austin Day che poi si confronta con il compagno che ha effettuato la rimessa, purtroppo palla persa, è stato Andrea De Nicolao che ancora parla con Austin Day mentre concertano l'attacco i canturini, 2:14 da giocare, resta uno il punto di vantaggio per l'Umana Layer che ha sfruttato un paio di occasioni in attacco per riportarsi in, con un vantaggio più ampio, comunque è in vantaggio, comunque è lì a lottarsela al Palabanco Desio a 2 minuti dalla fine. Joe Ragland ci prova da 3 punti, l'errore, ancora un rimbalzo offensivo ma prima c'è un fallo, attenzione, il fallo di Austin Day, la sua partita finisce qui a 1:57 dalla fine, quinto fallo di Austin Day, Ace andrà in lunetta, si arrabbia
Day, al suo posto rientra Valerio Mazzola, rivediamo ancora. Eh sì, il fallo è evidente, nulla da dire sulla spinta di Austin Day che è stato tagliato fuori e si è appoggiato all'avversario buttandolo per terra. Finisce qui la partita di Day, arrabbiatissimo, ma deve prendersi un po' anche con se stesso per soprattutto quel fallo in avvio di ultimo quarto che lo ha portato a 4 infrazioni, adesso a uscire per falli. Ace intanto però continua a sbagliare dalla lunetta al centro di Cantù, dunque 7-2-7-3 che rimane sul tabellone ormai da più di un minuto, con il canestro proprio di Ace che però non ha completato il gioco da 3 punti. Altro libero per Ace, cortissimo il rimbalzo di Andrea De Nicolao, ultimi 2 minuti, più 1, palla in mano in attacco Lumana Reyer. Con Andrea De Nicolao, il movimento di Watt, quello di Mazzola che porta al blocco, si ritorna sul perimetro da Jeremy Chappell, ancora De Nicolao, ci prova da casa sua la tripla sbagliata, il rimbalzo è per Cantù con Ragland, il pallone per Wilson, attenzione alla tripla di Wilson, sbaglia anche lui, ancora Ace a rimbalzo e ancora un fallo questa volta speso da Jeremy Chappell, con Ace che andrà ancora una volta in lunetta, ma troppi rimbalzi offensivi concessi da Lumana Reyer, con Ace che sicuramente è un giocatore che battezzeresti per mandare in lunetta, però dai e dai qualcosa metterà, perché quel 7-2-7-3 veramente è da tantissimo sul tabellone. 70% per Ace e eccolo qui, assegno il primo tiro libero per la parità, secondo libero a disposizione. Young applaude alle spalle di Pancotto, 1-32, la partita si avvia alla fine con Cantù che torna in vantaggio di un punto, ma la palla è nelle mani dell'Umana Reyer che ha dunque un'altra opportunità in attacco per riportarsi avanti nel punteggio. Chappell, spalle a canestro, serve per Michael Bramos che si accentra, Mazzola, De Nicolao, esce Mitchell Watt, ultimi 7 secondi per l'azione di tiro, ci prova Bramos da 3 punti, scheggia il ferro, poi tocca il pallone Mazzola, nulla da fare. In difesa di Cantù sta alzando decisamente l'intensità, Mazzola si lamenta per un possibile contatto. Adesso il timeout è per Cantù, 1-10 dalla fine, con Lumana Reyer che è ferma a quota 73 dalla tripla messa a segno da Austin Day esattamente 2 minuti fa, anzi poco più di 2 minuti fa, perché mancavano 3 minuti e mezzo alla fine della partita quando ha segnato il più 3 di Venezia Austin Day. Lumana Reyer che però dopo ha subito Ace, non tanto con i tiri liberi perché ha fatto 2 su 5 dalla lunetta, oltre a un canestro segnato dal campo, quanto piuttosto con i rimbalzi offensivi. Questa, ripeto, è la statistica che potrebbe decidere il match a favore di Cantù. Per Lumana Reyer va sottolineato invece il gioco di squadra, va sottolineata la prova di 2 MVP, se dovessi scegliere. Eccolo qui l'ultimo canestro di Lumana Reyer. Uno è Mitchell Watt, top scorer a quota 21, e un altro è sicuramente Andrea De Nicolao che fino a questo momento ha subito addirittura 14 assist. Eccola qui la statistica, 14 assist di De Nicolao, ce ne sono 9 di Ragland sull'altro lato del campo, ma la leadership che si chiedeva al playmaker dell'Umana Reyer è assolutamente arrivata e adesso si giocano gli ultimi 70 secondi di una partita che si deciderà in volata. Ragland prova l'accelerazione marcato proprio da De Nicolao che va a spendere il fallo, sempre è Clark, chiedo venia e continuerò a confonderli anche perché entrambi hanno il numero che finisce per 0, 10 e 20 e il fallo dell'altro numero 10, Andrea De Nicolao dell'Umana Reyer, che manda Clark in lunetta per 2 tiri liberi. Clark è decisamente un tiratore di liberi migliore rispetto ad Ace, il terzo fallo di Andrea De Nicolao che però ovviamente non andrà in panchina, e segna Clark e torna a più 2 Cantù con Barrel che va a parlare con i compagni, evidentemente ha avuto indicazioni dal proprio coach. Secondo libero di Clark, va a segno, 3 di vantaggio adesso per Cantù, deve soprattutto ritornare a segnare Lumana Reyer che praticamente non segna da 2 minuti e mezzo. L'attacco di Chappell per De Nicolao va su, appoggia il tabellone, sbaglia De Nicolao, il rimbalzo è di Cantù, continua purtroppo la rottura offensiva prolungata di Lumana Reyer che è decisamente stanca, lo si percepisce proprio nei movimenti del corpo, nel linguaggio del corpo dei giocatori sul parquet.
un possesso importantissimo per Cantù con Clark che cerca, trova l'assist per Ace e c'è il canestro di Cantù che va a più 5, 27 secondi, è costretto al timeout coach De Raffaele, rischia di essere sfuggita definitivamente dalle mani questa partita per un Umana Layer. Ripeto, al di là del risultato comunque encomiabile per le condizioni in cui ha affrontato questo match, certo che 3 minuti e mezzo, l'ultimo canestro, la tripla di Day, ancora una volta un'astinenza offensiva, questa volta di 3 minuti per l'Umana Layer, rischia di incidere su una partita condotta comunque con grande piglio, con grande maturità per una squadra presentata sincerottata al Pala Banco d'Esio contro una squadra Cantù che alla fine appunto forse avrà in Ace il miglior giocatore perché ha preso tanti, ma veramente tanti rimbalzi offensivi la squadra allenata da Cesare Pancotto. Ha disegnato lo schema offensivo, ovviamente la rimessa sarà effettuata in attacco con 27 secondi ancora da giocare da parte dell'Umana Layer. Come vedete l'equilibrio è stato estremo con alternanza nei quarti per quel che riguarda i punteggi. Da questa sommatoria arriva il 78-73 con cui si attaccano gli ultimi 27 secondi e 2 decimi della partita al Pala Banco d'Esio. La rimessa in attacco affidata a De Nicolao, in campo con Mazzola, Watt, Bramos e Ceppel per l'Umana Layer che ha già perso Austin Day per 5 falli. La rimessa di De Nicolao, vediamo chi riesce a trovare, rischia cercando Watt, intercetta Ragland, altra rimessa dall'altro lato del campo, sono trascorsi circa 2 secondi sulla palla ributtata all'interno del parquet di Andrea De Nicolao, c'è Michael Bramos che effettuerà questa volta la rimessa dall'altro lato del campo, l'uscita di De Nicolao che viene servito marcato da Ragland, il blocco di Mitchell Watt e c'è il fallo speso da Cantù con Ragland vediamo adesso, ovviamente Cantù ha falli da spendere, solo il terzo di squadra, Ragland che ha provato a passare sopra il blocco di Mitchell Watt, ha speso il fallo ed è il suo terzo personale, ma poco conta, Cantù deve difendere, Umana Layer deve attaccare, lo fa con Jeremy Ceppel, canestro che dà ancora speranza, meno 3, 20 secondi alla fine, va subito a spendere il fallo l'Umana Layer in mezzo tra Ceppel e De Nicolao, anche qui importa poco a chi verrà segnato il fallo, importa soprattutto quello che farà dalla lunetta Clark. 19 secondi, 18 e 6 adesso sul tabellone, se non vado errato erano qualcosina di più, ha lasciato leggermente scorrere il cronometro, il tavolo, comunque 2 tiri liberi per Clark importantissimi. Vediamo il primo, lo sbaglia e dunque resta 1 il possesso di vantaggio, ma segnando il secondo comunque tornerà a 2 possessi la formazione canturina. Speriamo ovviamente che ciò non avvenga, ma invece avviene, come è logico che sia, più 4 per Cantù, deve trovare punti veloci l'Umana Layer perché ha 2 possessi di ritardo, la palla per Bramos che va dentro, appoggia al tabellone, vediamo il fischio arbitrale, il fallo di Wilson, il fallo del bonus è arrivato abbondantemente prima che chiudesse il palleggio Bramos, dunque non può essere convalidato il canestro, adesso però è al bonus anche Cantù e dunque un fallo manderebbe in lunetta l'Umana Layer, ma intanto secondi sono veramente pochi alla fine, 13 e 3 decimi. Palla servita per Ceppel che in qualche maniera riesce a servire Watt, il canestro di Watt che va a terra, forse anche falciato da Wilson, comunque c'è il canestro, comunque c'è il meno 2, comunque c'è ancora vita, 9 secondi e 2, adesso ovviamente chiama il timeout Cantù, c'era un fallo rapido per l'Umana Layer che nonostante la partita rischia di essere incanalata verso la San Bernardo Cinelandia, continua a lottare, qui abbiamo visto Watt trovare un gancio pescando il pallone dalla spazzatura perché non era un assist voluto, sicuramente quello di Jeremy Ceppel e ripeto forse è stato anche contrastato fallosamente da Wilson, rivediamo ancora Ceppel e qui è Watt che viene travolto, secondo me ci stava anche il tiro libero supplementare, si è lamentata anche poco Umana Layer, va Bramos a far rialzare Watt, è arrivato il fischio da parte della panchina, fallo involontario decisamente, ma il danneggiamento è avvenuto ai danni, scusate la ripetizione, di Mitchell Watt, comunque è inutile recriminare, l'importante è intanto che sia andato al canestro, che ci sia l'opportunità di avere questi 9 secondi per cercare di rimontare i 2 punti di ritardo che dividono l'Umana Layer Venezia dalla San Bernardo Cinelandia Cantù qui al Pala Banco d'Esio.
per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, rimessa dal fondo con pressione a tutto campo, tentativo di recupero ed eventuale fallo rapido da spendere per l'Umana Reyer. La rimessa di Ragland raggiunge le mani di Clark, e Mazzola subito spende il fallo, è trascorso veramente poco. Ci si sposta sull'altro lato del campo, due tiri liberi per Clark e poi dipenderà tutto appunto dalle sue esecuzioni se c'era uno o due possessi da recuperare per l'Umana Reyer. Nel viaggio precedente in lunetta Clark ha fatto uno su due, vedremo cosa farà in questo, più che altro da incrociare le dita, perché avendo già sbagliato un tiro libero in precedenza sarà difficile che Clark ne sbagli, ma mai dire mai, vediamo. Infatti segna il primo con un ciuff perfetto Clark, possesso pieno di ritardo adesso per l'Umana Reyer, 8 secondi 4 decimi. Secondo tiro libero per l'ex playmaker di Brindisi, che potrebbe arrivare alla doppia cifra, lo fa, e adesso veramente servirebbe un miracolo. 4 punti da recuperare per l'Umana Reyer, Andrea De Nicolao si prende la tripla, non va, rimbalzo di Cantù. E dunque vince la San Bernardo Cinelandia Cantù 8-1, 7-7, il punteggio su un Umana Reyer alla quale però vanno tutti i nostri applausi per le condizioni in cui ha affrontato la partita, per il fatto di aver lottato fino alla fine per portare a casa due punti importanti. Da Alberto Minazzi, dal Palabanco d'Esio è tutto. Ci sentiremo dal Tagliercio per il derby con Treviso la prossima giornata dell'Umana Reyer.